Pokémon fanatici, io sono Drarz e bentornati in questo nuovo episodio di Pokémon Zaffiro Alpha Extreme Randomizer Nuzlocke. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto l'ultima palestra della regione di Hoenn con una piccola perdita purtroppo, ma... mannaggia! E oggi ci dirigeremo verso Iridopoli, che ci condurrà alla Via Vittoria, che ci condurrà alla Lega Pokémon. Ormai ci siamo, stiamo facendo cose importanti, adesso qui facciamo molta attenzione perché... vorrei evitarmi gli allenatori e ce l'ho fatta con quanta maestria. Allora, parlando del sondaggio dello scorso episodio, intanto che siamo già a Iridopoli, prima di tutto vi dico che ho dovuto ritirare Blissey perché è l'unico Pokémon che può imparare Surf, Sub, Cascata e Forza. Quindi penso proprio che non solo mi sarà utile adesso, ma dovrò portarmelo anche all'interno della Via Vittoria perché appunto c'è bisogno di usare Surf e anche Forza. Quindi ok, dovrò lasciare Valkyria nel box fino all'arrivo alla Lega Pokémon. Che rottura! Il vincitore del sondaggio invece è stato Blitzel, che ho già ritirato ed è già in squadra. Valkyria l'ho già purtroppo dovuta depositare e c'è Nursey che ha 4 mosse man! Cioè rendiamoci conto, va bene. Quindi Valkyria rimarrà nel box e la ritirerò ovviamente per fare la Lega Pokémon, tanto comunque i miei Pokémon sono tutti quasi al 50, anche Valkyria al 48, e penso che mi saranno più utili gli altri all'interno della Via Vittoria. Comunque per la Lega penso di portarli tutti per il 50-55 massimo. Accesso a Via Vittoria, e si va! Allora, il vincitore è stato Blitzel, ma è stata una cosa stranissima, perché ho controllato tipo 3 ore dopo aver pubblicato l'episodio, ed erano quasi in parità Blitzel ed Electivire. Poi ho ricontrollato la sera e stava vincendo un pochino Blitzel. Ho ricontrollato stamattina prima di registrare e aveva stravinto Blitzel. Ho capito, vi piace vedere le evoluzioni randomizzate, anche a me. Penso che ne avremo anche abbastanza in questi episodi. Forse oggi riusciremo anche ad averne più di una. Allora, tra l'altro ho capito che questo gioco è completamente schiavo delle MN, perché c'è bisogno di utilizzarne tipo troppe. Già solo per venire qui, nella Via Vittoria, c'è bisogno di cascata per salire a Iridopoli. Surf, poi il sub per andare via da Ceneride ovviamente ci vuole. Poi c'è bisogno di forza. Oh mio Dio, non mi ricordo se ci sia bisogno anche di spaccaroccia, ma lo scopriremo molto presto. Intanto qui abbiamo un bel Ninetales, primo allenatore tra l'altro della Via Vittoria, oggi ci daremo dentro. E vedremo di far livellare un pochino i nostri Pokémon, dato che comunque anche Skiddo, Noibat si stanno per evolvere, anche Blitzel dovrebbe essere super prossima all'evoluzione. Insomma, se tutto va bene avremo 3 evoluzioni randomizzate, oh mio Dio. Intanto Atem al 52, va benissimo, Nursey al 18, non ci serve. Però ok, Houndour, prossimo Pokémon, va bene. Il primo allenatore che parte con 2 Pokémon, tra l'altro randomizzati, è di tipo fuoco. Ah, cavolo, ho usato Ombra Artigli. Lui non è di tipo buio, anche? Vabbè. Gli ho fatto brutto colpo, gli ho levato anche abbastanza, ok. Vabbè, Psichico non te lo posso proprio usare. Ma sai che vi dico, io uso comunque Ombra Artigli, tanto lo butto giù. Devo levargli giusto quel pochino di vita. Non fa niente, potrei usare qualsiasi mossa. Tranne Psichico, quella non funzionerebbe. Ok, abbiamo sconfitto il primo Fantallenatore, molto bene. La Via Vittoria di Rubino Omega e Zaffiro Alpha non me la ricordo benissimo. Mi ricordo solo che c'è una parte dove poi si esce all'esterno e ci sono tutti dei falò e poi si incontra Lino. Quello me lo ricordo bene ed è fighissima questa parte. Ci sono delle parti dove poi va riutilizzata cascata anche, o sbaglio. Boh. Comunque dai, molto più carina nei remake che nei giochi di terza gen... originali, Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Lì, vabbè, era un po'... troppo standard, ecco. Se dovessi dirvi la mia Via Vittoria preferita, non saprei proprio. Perché faccio fatica a ricordarmi le varie Vie Vittorie, quindi... è un po' complicato, ecco. Dovrei togliere Omega da davanti. Sto beccando solo Pokémon con cui non ho, diciamo, troppa compatibilità, ecco. Mi piace troppo il rumore che fa carineria. Aia. Quando mettono la tempesta di sabbia, la pioggia, la grandine, il sole, qualsiasi cosa, che devo perdere tempo a vedere la condizione di atmosferica che si attiva, è una rottura di scatole tremenda. Che poi tra l'altro Nospas non prende nemmeno danni, quindi che bella la randomizzazione quando in qualche modo favorisce.
l'avversario, ovviamente. Mai me! Mai me! Giustamente le scale si prendono dal lato delle scale dell'Arz. Oh, ma è tutto buio qui sotto. Ok. Allora, vado un attimo a cambiare l'ordine dei Pokémon. Tanto comunque c'è il condividi esperienza, quindi Bruce, non vi preoccupate, si evolverà presto. Anche perché ho una caramella rara, quindi appena raggiunge il 47 ci penso io. Ma lì non si vede un tubo. Vabbè, si vede che comunque il muro finisce, quindi per forza dovrei spostarlo qui. Ah, uso forza per forza, l'avete capito? Basta. Anche di qua. Sì, dai, si capisce abbastanza, anche se è tutto buio. Finito l'effetto del repellente, va bene. Ma non si vede proprio un tubo. Ah, meno male che ci sono quei falò ogni tanto. Qui c'è da usare ancora forza, qui c'è da salire. Sì, perché lì c'è una scala, voglio andare verso lì. Sì, ma ragazzi, è veramente oltremodo buio, eh. Affrontiamo la nonnina. Magby. Ah, i Pokémon baby. Quanto mi piacciono i Pokémon baby. Magby, Pichu, Smoochum, Elekid. Troppo carini. Allora, direi palla ombra, dai. Perché non usare una bella mossa stab? Giorno di sole. Ho appena detto che odio le mosse con le condizioni atmosferiche perché mi fanno perdere tempo. E lui cosa mi usa? Giorno di sole. Tu devi andare KO adesso. Voglio usare per forbecco, perché da quando l'ho appresa, anzi da quando l'ha appresa, l'ho usata tipo una volta sola, maledetto! Che odio, non solo ci sono le condizioni atmosferiche a farmi perdere tempo, ma mi ha fatto anche addormentare! Che noiosi sti Pokémon, oh mio Dio, pure! Cioè, tu guarda il maledetto, ma che rottura! Ma scansati! Non so chi mandare. Mando Bruce. Purtroppo, ragazzi, ho solo tre Pokémon che possono competere in questo momento. Facciamo oltraggio, dai. La vuoi smettere? Porca miseria! Ma tu guarda se devo andarmi a incespicare con il Pokémon Baby che mi deve mettere in difficoltà. Ma levati! Nursi livello 19, ok. La luce solare torna normale, va bene. Prossimo Pokémon Scatterbug, va bene. Lascio Bruce. Penso di cavarmela, penso. Oddio, mi sa che ho fatto una cavolata, non lo so. Non lo so! Ti prego, non killarmelo. Spargi spora, vai. Magispecchio. Ok, se mi avesse fatto una mossa vera e propria sarei andato KO. Perché con il veleno... Oh mio Dio! Oh mio Dio, ragazzi, quanto ho rischiato! Oh mio Dio, allora, sono stupido ogni volta a rischiarmela così tanto, però mi fa venire un brivido dentro che mi fa sentire troppo bene. Vi giuro, perché poi quando ovviamente il rischio va a segno per bene. Uber è a livello 28, ok. Mamma mia! Vi immaginate tipo 30 episodi ad aspettare l'evoluzione di Bruce e mi andava a KO? No ragazzi, no dai. Oddio, lo so che in questo momento voi mi vorreste picchiare per il rischio che mi sono preso, però io vi voglio tanto bene. Allora, ricarica totale direi. È salvo Bruce, vedrete l'evoluzione randomizzata, non vi preoccupate. Andiamo a curare pure un po' gli altri. Devo dare una sveglia. Non a te, Omega. Ad Atem, sì. E diamogli anche una pozioncina, dai. Una pozioncina a testa. Ok. Ho rischiato troppo, ma è stato bellissimo. E qui si sale! Ok, finalmente si vede di nuovo qualcosa. Salve, amico! Non stiamo facendo molti allenatori. Questo è il terzo, tipo, o il quarto. È il terzo, mi sa. Ah, un Pokémon solo, che cosa bello. Odino! Odino fa fare un sacco di esperienza, quindi dai, che mi sale pure di livello, Bruce. Odino, tu hai tutte mosse normali, spero, così posso colpirti solo io.
Cuor di leone. Ah, si sta boostando l'amico. Oh, almeno l'ho avvelenato. Purtroppo non ti posso fare palla ombra, anche se mi piacerebbe. Si sta boostando sempre di più. Io non posso cambiare item, mi sa, perché se metto un altro Pokémon e mi fa una mossa fisica potrebbe farmi molto male. Vabbè dai, tanto c'è il veleno, adesso va a KO. Un altro fango bomba, più il veleno. E ciao. Ha usato Pigro. Non osare. No! Oh mio Dio, 2 minuti per sconfiggere sto coso. Che cavolo. Bruce al 46, ragazzi. Un altro livello e poi gli do la caramella rara. E si evolverà. Giga assorbimento, chi è che vuole impararlo? Ah, no, sì, no, mi dispiace, è tutto MN, non potrei. Ok. Ci siamo quasi. Intanto abbiamo sconfitto questo tipo qua. Sono rimasto con 2 PP di fango bomba. Attenzione! Evoluzione randomizzata di Blitzel! Oh yes! Vediamo un po'. Dai, questo è il team che dovrà andare alla Lega. Datemi soddisfazioni. Golet. Oh mio Dio, Golet. Poteva almeno essere Golurk, sarei stato più contento. Vabbè che praticamente adesso si evolverà in Golurk, ma il problema è a che livello si evolve Golet, perché io non me lo ricordo. Ok, si prosegue. Ci sono comunque altre 2 evoluzioni randomizzate in cui sperare. Ma sarà la via giusta questa? Perché non so, ho l'impressione di dover andare verso l'alto. Guarda con che nonchalance ho evitato quell'allenatore. Che maestria proprio, maestria. Guarda lì chi c'è, la coppietta. Ah, poi ovviamente il fatto che io stia saltando gli allenatori adesso non vuol dire che li salterò per sempre. Ovviamente voglio allenarmi, quindi tranquilli che se li salto oggi tornerò ad affrontarli, perché voglio tutta la squadra al 50-55. Quindi magari vi evito di annoiarvi oggi a guardarveli tutti, ma tornerò a farmeli tutti. Intanto Gurghast, va bene. Ottimo per il mio palla ombra. Palla ombra! Cos'è che ha usato? Ah, ribaltappeto. Ok. Mannaggia te. Spora. Grazie. Grazie mille. Sono già 2 volte che mi fanno addormentare Atem. Io poi ho pure paura perché potrebbe usarmelo di nuovo, ma va bene. Non sono qui gli strumenti per curare dal sonno, eccetera, Dlarz. Perché non l'hai ancora imparato? Sveglia, svegliate, dobbiamo andare alla Lega. Fendi foglia. Ah, porca miseria. Ah. Dai, su. Atem, datti una mossa però, eh. Datti una svegliata letteralmente. Ma quanto mi leva però. Vabbè, non l'hai nemmeno buttato giù. Era tanto difficile buttarlo giù. Ti costava tanto? Oh mio Dio. In questo episodio sto rischiando decisamente troppo. Decisamente troppo. Uber livello 29. Ok, tra poco si evolve anche Uber. Poi c'è un altro masso da spostare. Però non si vede niente, veramente. Vabbè, di lì c'è un muro chiuso, quindi... Ah, ok, immaginavo ci fosse un passaggio. Però qui poi non si vede più niente. No, cosa ho fatto qui?
Niente, mi sa che mi sono chiuso. Lì c'è un Doma Draghi. Vabbè, questo era palese che mi trovasse. Magmortar, Fiorenzo Doma Draghi. Attenzione, attenzione. E io ho Atem, ovviamente, a 8 di vita. Che bello, mi sento proprio a mio agio. Iperpozione, Atem, forza, non ti far buttare sempre giù. Olè. Incrofiamma, tra l'altro. Deve avere una mossa così forte e anche stab. Perfetto. Perfetto, guarda. Vabbè, fuga, vabbè. Chi potrei mandare? Vabbè, a questo punto manderei Omega. Che cavolo, la randomizzazione non mi aiuta nemmeno un po' in questi casi, uffa. Ancora incrofiamma. Allora, facciamo un Brartigli che è stab. Perché usare oltraggio non mi fido. Confidenza, ok. Attacco speciale mi cala? Va bene. Tanto io ti sto usando mosse fisiche. Guarda quanto mi interessa. Ancora incrofiamma. Ah! Andiamo. Forza, non possiamo stare in difficoltà con ogni Pokémon che ci mandano. Forza! Ok. Aveva solo questo, mi sa. Livello 50 per Omega. Un bel livello tondo tondo. Atem 53, giustamente, perché Atem deve sempre stare avanti. Spirit 32. Nursey 23. Vento in coda. Direi proprio di no. Perché poi Nursey vuole imparare tutte queste mosse? Oh mio Dio. Ok, forse questa è la strada giusta, Bene. Ah, quel ponte mi ricorda qualcosa. Mi sa che forse siamo veramente nella strada giusta, Allora, intanto super pozione su Atem, eccoci qua. Su Omega, eccoci sempre qua. Forse ci siamo. Siamo sulla via giusta. Credo di sì, Qui c'è una lotta in doppio da fare, obbligatoria, ovviamente. E direi di mandare avanti, ovviamente, i miei Pokémon beniamini. Vai! Lotta in doppio con Atem e Omega! Vediamo di sfondarli. Due Pokémon, ok. Delketti e Skrelp. Va bene, va benissimo. Allora, contando che io mi dimentico sempre di che tipo sia Skrelp e di conseguenza anche Dragalghi, direi che andrei con un tranquillissimo Palla Ombra, mentre su Delketti farei... non so. Oltraggio... no, aspetta, oltraggio no. Meglio di no. Porca miseria. Facciamo carineria. Localizza. Palla ombra. Oh yes. Oh, pioggia danza. Ragazzi, me le sto beccando tutte oggi le mosse quelle atmosferiche. Giorno di sole, pioggia danza. Prima c'era la tempesta di sabbia, manca solo il Pokémon con la grandine. Manca solo quello. Anzi no, sapete che dico? Inverto le mosse adesso. Faccio un bel fango bomba su Delketti. È un bello ombra artigli su Skrelp. Ok, fuori Skrelp. Let's go, let's go. Fango bomba. E ovviamente rimane in vita. Però avvelenata. Avvelenata. E ci saluta. Ah, così mi piace. Così mi piace. Uber al 30. Gli mancano due livelli. E che già voce direi di no. Nursi al 24, vabbè. E abbiamo sconfitto anche questa coppietta.
Continuo. Questa scala messa così centrale. Vediamo un po'. Ah, lo sapevo io. Lo sapevo io. Ci siamo, ragazzi. Tra poco incontriamo Lino. Allora, intanto, fatemi un attimo preparare, perché vorrei dare pozione ad Atem, a Omega, e non solo, perché avrei anche più una mossa scelta, sì, per Fangobomba, sì. Era Fangobomba che aveva perso un po' di roba. E si va. Guardate quanto è bella la via Vittoria qui all'aperto, è veramente fantastica. Eccolo! Ultra Instinct Lino! Non ti aspettavi di trovarmi qui, eh? Invece no, l'avevo detto all'inizio dell'episodio, fai tu. Che bello, adesso dovrò affrontare lui con tipo, avrà 6 Pokémon e io invece ne ho a disposizione solo 4. Anzi no, 3. Ho 3 o 4? No, ne ho 3 a disposizione. Sì, ne ho 3 a disposizione. Mannaggia. Ah, lui ha 5 Pokémon, meno male. Il primo è Kremidos, ok. Se avessi avuto Adrian a quest'ora con fendifoglia e spade telluriche. Raga, la musica! Dragon Ball Super! Grande, grande Mad Phoenix. Quello è veramente Lino Ultra Istinto, allora, perché non me l'ero fatto dire da lui. Ce l'ho arrivato da solo per una volta. E la musica di sottofondo di Dragon Ball Super, ragazzi. Che figata. Rayquaza, ecco. La musica dell'Ultra Istinto. Sì, però Rayquaza no, ragazzi. Cioè, no, per favore. Kakashidase. La la na 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 na. Oh mio Dio, no. No. No, 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 no. No, 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 non va bene, non va bene, non va bene. Devo cambiare subito Pokémon. Ma chi mando, però? Perché su Omega pure farebbe male. Io mando Nursey. Guarda come l'ho fregato di brutto! Allora, proviamo a mandare Omega. Basta che non mi fai di nuovo quella mossa lì di tipo spettro. Ah, le rocce. Luce siluro. Ok, 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 ok. Non mi fare spettro tuffo. Vai! Ah! Pensavo un pochino di più a Estor di raggio. Ricarica totale. Qua non si rischia un cavolo. Dovevi dargli per forza un Rayquaza? Forza, 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 colpi di carineria. No, potevi fare un brutto colpo alla fine, no? Ah, è calato l'attacco. Ok. Forza, guai a te se gli dai qualche strumento curativo, eh. Ok, fuori Rayquaza. Nursey 25. 26 pure. Bruce 47! Evoluzione randomizzata confirmed! Spirit al 33. Mawile, prossimo Pokémon. Ok, Mawile, Mawile, Mawile. Andiamo Atem. Palla ombra.
Pugno scarica, bene. Ho pure Mega Man Wild, tra l'altro. Con la musica dell'Ultra Istinto, comunque ancora più figo. Forza, forza, Atem! Olè, fuori un'altra. Livello 54. Atem ha finito l'allenamento, praticamente. Uber 31. Dai, gli manca un livello. Grotol. Grotol, Grotol, Grotol. Va bene, lascio Atem. Ta ta ta. Facciamo un fango bomba. Oh, sta avvelenando sempre. Che figata, Atem. Stai avvelenando sempre con fango bomba ultimamente. Olè! Norsi al 27. No, Norsi, smettila di voler imparare mosse. Non fai parte del team, veramente. Cioè, sì, per adesso sì, perché sei comunque delle riserve. Remoraid, va bene. Non so chi mandare. Mando Omega, dai. Mannaggia ste rocce. Che lotta, ragazzi, cioè. Mi sento in ansia come se stessi facendo il campione. Olè! Mi sa che ce n'è un altro ancora. Aspetta, Krennidos, Mawile, Rayquaza, Remoraid. Chi c'è stato prima di Remoraid? Già me lo sono dimenticato, assurdo. Tornado, no. Finiti! Yes! Ah, Lino, avrei anche masterato l'Ultra Istinto, ma contro di me non ce la fai. Che rabbia! Mm. Ok. Adesso, ragazzi, sapete qual è il momento? Cioè, che momento è arrivato? Il momento dell'evoluzione randomizzata Shiny. Ci siamo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora. Caramella rara. Eccola qui. Tutta per te, Bruce. Tutta per te. Bruce, livello 48. Marchia fuoco, impara, ok. Ci siamo! Vediamo se sarà shiny anche l'evoluzione. Io non lo so questo. Ho chiesto a Matt Phoenix e mi ha detto che nemmeno lui lo sa. Quindi, ok. Sarà una sorpresa. Finalmente. Io mi copro gli occhi, comunque. Oddio, che verso strano. Fammi vedere. Floatzel! Shiny! Va benissimo come Pokémon, perché è un Pokémon full evoluto. Ragazzi, mi va benissimo! Che gran Pokémon che abbiamo beccato! Che gran Pokémon che abbiamo beccato! Floatzel Shiny! Assolutamente ottimo! Perché la mia paura è che si evolvesse in un Pokémon stupido, tipo base o scarso. Invece no, un Pokémon full evoluto. Cioè, Floatzel va benissimo. Sono stati 48 livelli di agonia, ma ne è valsa la cavolo di pena, ed è shiny sempre. Meno male. Non ho stab, purtroppo. Non ho mosse stab, ma va bene. Potrei insegnargli surf o cascata tranquillamente, quindi ottimo! Ottimo, ragazzi, sono contentissimo! Sono contentissimo. Perché sto andando alla Lega con un Pokémon che potrebbe avere anche delle ottime mosse stab, perché ho le MN acqua da dargli. Ok, mancano 1935 punti per Skiddo. Quasi quasi farei un taglio e vi farei vedere anche la sua evoluzione. Quasi quasi lo farei, in effetti. Anche perché mi sa che siamo usciti adesso. Oh mio Dio, sono super contento. Lega Pokémon, ok. Torno dentro, faccio un taglio, vi faccio vedere in cosa si evolve anche Skiddo. Oh yes. Oh yes, ci siamo. Ah, tre evoluzioni randomizzate in un episodio. Vai, sono pronto. Mi copro gli occhi anche qui, dai, che ha portato bene con Floatzel.
Vabbè, ha portato sfiga con tutti gli altri, però ok. Oddio, il verso è strano. Ma scusa! No, vabbè, ragazzi, questa è sfiga. Questa è sfiga. Cioè, allora, Gogot va pure bene, ma... No, non ha senso. Cioè, quante probabilità ci sono di beccare il Pokémon normale? Perché, ok, quando uno si randomizza in un Pokémon che poi si deve ancora evolvere, poi si evolve in quello giusto. Tipo, Coso è diventato Golett e si evolverà in Golurk. Ma almeno si è randomizzato in Golett. Qui abbiamo Skiddo che è partito da Skiddo ed è diventato Gogot. Non so cosa dire. Tranne che per oggi ci possiamo anche fermare qui nel prossimo episodio. Inizieremo con i Super 4. Spero che questo vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel pollice in su e ci vediamo alla prossima. Oh mio Dio! Bye bye!